Transformers, robots in the sky. Bye, Steve. L'amore. Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Nella stagione 1, nei primissimi episodi della stagione 1, l'esercito dei Decepticons era costituito tendenzialmente da pochi elementi, soprattutto in confronto agli Autobots, che avevano già una bella varietà di personaggi. Quindi per dare volume all'esercito di Megatron veniva usato lo stratagemma dei Seekers. I Seekers sono, per intenderci, i vari Astrum, Starscream, Vampiro, Thundercracker e Skywarp Corvo. Questi sono i tre più famosi, poi c'erano varie ricolorazioni che avevano altri nomi, ma soprattutto nel cartoon venivano fuori anche colorazioni più o meno ufficiose, che spesso non si capiva se erano errori TV, poiché si sa la Generation One è piena di errori TV, di doppioni e quant'altro, quindi non si capiva mai se erano errori TV o davvero uno stratagemma. Si cambiava appena il colore di questi Seekers, anche se poi magari non esisteva il personaggio ufficiale con quello specifico colore, a volte sì, a volte no. Quindi, per farla breve, spesso venivano buttati lì nella mischia colori così di Seekers in massa, proprio per dare volume a questo esercito di Megatron, che nei primissimi episodi soprattutto era davvero scarno di personaggi. A dare manforte a questi personaggi sono arrivati degli altri Seekers, che in realtà erano più o meno gli stessi personaggi, però con parti customizzate e con la particolare caratteristica testa di cono. Da lì il nome di Coneheads. E questi sono Ramjet, Trust e Dirge. Quindi in pratica hanno preso i Seekers classici e li hanno appunto customizzati, creando queste fattezze di soprattutto aerei che nella realtà, diciamo, non esistono. Sono appunto gli stessi aerei dei Seekers classici, però customizzati. Stesso discorso quindi per i giocattoli Generation 1. E quindi abbiamo Ramjet, Trust e Dirge. E quindi andiamo ad ampliare il discorso parlando di un po' di modelli dalla mia collezione. E andiamo di là a parlarne. Iniziamo dalla Classics Henkei, qui in particolare colorazione Henkei Takara, come si può evincere da queste cromature per me stupende e d'altri tempi. Mold che deriva dal primissimo Starscream, ovviamente customizzato come detto prima. Molto dopo, con enorme gioia di noi fans, soltanto la linea Generations 2010, quindi dopo la Classics 2006, dopo la Universe 2008, appunto è arrivata la Generations 2010, che in sequenza ha fatto uscire gli altri due personaggi, cioè Trust e Dirge. Questo è un Deluxe Class, un mold davvero intramontabile, talmente immediato, talmente d'impatto, talmente nella sua semplicità, così che va a trasmettere esattamente ciò che si cercava, sempre ovviamente nei limiti di una Deluxe Class
e stiamo parlando comunque di un mold del 2006, talmente ispirato questo mold che nella più recente trilogia War for Cybertron, ancora su questo mold 2006, sono stati progettati i nuovi Seekers Voyager Class. Ad esempio qui abbiamo Starscream Voyager Class, che deriva ancora da questo mold. Un Voyager che brevemente, nel complesso, è ben dettagliato per essere un modello di fascia economica, soprattutto l'aereo è pressoché perfetto. Peccato per questa voragine sui fianchi del corpo, però ripeto, nel complesso è davvero ben dettagliato, notevole, ma ripeto, dopo tanti anni ancora si sono basati sul mold classico del 2006 per questi nuovi War for Cybertron. Ed arriviamo subito al nostro momento solito, birretta, che apriamo e voilà. E mentre sorseggiamo ci andiamo a trasformare questo intramontabile mold. Notevolissimo come questo Deluxe datato, nonostante sia stato tra l'altro strautilizzato e remoldato, sia ancora saldo e solido, cosa che è indice della maggiore qualità di un tempo. Oggi c'è maggiore ingegneria, ma un tempo c'era molta più qualità. Questo è un dato oggettivo, al di là di tutti i discorsi sul risparmio e sui costi della materia prima odierna. Dunque un mold che ha segnato tutta la Classics Generations, che ci è entrata nei cuori quando avere dei Seekers in collezione era abbastanza un miraggio. E la trasformazione che ho eseguito di più in questi anni, ancora oggi mi emoziono ad eseguirla. E passiamo a quelle che dovrebbero essere le massime rappresentazioni dei personaggi, cioè i Masterpiece. Dico dovrebbero, poiché vorrebbero, ma non lo sono. Questi sono ovviamente tutti i remold del Masterpiece 11, un mod che aveva già il suo difetto del busto che si fissa davvero a fatica. In queste tre versioni devo dire che si fissa meglio del Masterpiece 11, ma in modo comunque non convincente. La show accuracy è totale, anche queste ginocchiere che sembrano ingombranti sono assolutamente fedeli al cartoon. La posabilità è anche limitata proprio da questo difetto del busto. Il mold in sé ha grandi potenzialità, infatti a me questo mold è sempre piaciuto. Il problema è proprio la struttura, questo appunto petto che tende a cedere. In questi modelli, ovviamente, queste parti custom vanno a soffocare la posabilità. Sulla mensola fanno il loro dovere, però sicuramente non mi sentirei di consigliarli, in quanto appunto la struttura non è delle migliori. Una cosa che critico aspramente è il retro. Mentre nel mold Masterpiece 3, che poi diventa Masterpiece 11, questo
questa porzione, il muso dell'aereo va a spalmarsi perfettamente dietro la schiena, in questo caso come vedete non c'è verso di spalmarla e rimane così sollevata. In un masterpiece assolutamente una cosa del genere è inaccettabile. Quindi ribadisco, io appena sono usciti li ho preordinati, anche perché insomma sono anni che andavo dietro i Seekers, non mi va sinceramente di aggiornare di nuovo anche queste figure. Eventualmente se Deformation Space, che ha realizzato i Seekers, che a mio parere attualmente sono più proporzionati, se appunto li remolderà in questi Conehead, vediamo se me ne prendo uno giusto per aggiornare, però sinceramente sulla mensola fanno il loro e non mi va di stare ancora dietro ai Seekers, siccome di modelli da prendere ce ne sono fin troppi. Solito lanciamissili sul petto, tipico del mold. C'è da dire che la trasformazione resta sempre gradevole, come era già dai tempi del Masterpiece 3, e le modalità alternative comunque sono assolutamente impeccabili e ben affusolate. E adesso ci andiamo a guardare appunto un po' di foto delle modalità alternative dalle nostre gallerie fotografiche di autorobot.it. Per le linee dedicate ai film di Bay sono state realizzate più che altro delle dimenticabili ricolorazioni, tuttavia è stato realizzato anche questo mod esclusivo per Dirge, che si è rivelato un fuoriclasse assoluto in tutta la linea, con carrello anteriore retrattile, cabina di pilotaggio con portello apribile e una trasformazione super geniale. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero vi siate un po' emozionati insieme a me. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre, rende l'anima eternamente giovane.